Violenza sulle donne. Al telefono rosa di Frosinone arrivano giornalmente chiamate di denuncia. Attualmente in provincia i casi seguiti dal telefono rosa sono 150. Dal 2008, anno in cui è stata fondata l'associazione, fino al 2013, le chiamate arrivate sono state oltre 2000. Per quanto riguarda le richieste, noi ce l'abbiamo giornalmente, 2-3 casi al giorno. D'estate impazziscono. Io nel periodo di agosto avrò ricevuto intorno alle 200 telefonate. Il nostro cellulare, il nostro telefono è sempre attivo 24 ore su 24 perché oltretutto il 1522, che è quello nazionale, adesso è del telefono rosa. Di casi siamo oltre i 150 che stiamo proprio seguendo, che sono le persone che realmente sono venute al telefono rosa. Poi ci sono quelle che si concretizzano e quelle che si perdono per strada. Per cercare di combattere questa piaga, il telefono rosa, in collaborazione con il prefetto di Frosinone, Eugenio Soldà, ha pensato di creare una rete tra i comuni per aiutare a far emergere i casi di violenza. Il progetto si chiamerà Più Forti Insieme. È un fenomeno purtroppo ormai a livello nazionale se non internazionale. Per di più adesso c'è, fra virgolette, l'aggravante che diciamo che c'è più sensibilità e quindi più capacità di informazione, e quindi molti di questi fenomeni che forse negli anni passati erano più nascosti a seguito di varie motivazioni, oggi invece ne siamo venuti a conoscenza. Quindi i numeri sono quelli che sono numeri pesanti, gravi e vanno affrontati in maniera seria. L'unica cosa è creare una rete, avere dai sindaci un referente e fare un filo diretto telefonico con questa persona che noi formeremo. Già abbiamo firmato un protocollo d'intesa con la Questura di Frosinone, abbiamo un accordo con le forze dell'ordine, quindi ci sembrava giusto e doveroso farlo con i sindaci. Unico neo, in occasione dell'incontro che si è svolto presso il salone di rappresentanza dell'amministrazione provinciale, l'assenza di diversi sindaci. Purtroppo oggi di sindaci ne abbiamo visti ben pochi. Questo mi fa pensare che le amministrazioni non sono sensibili, non lo voglio credere.